lodato, adorato, ringraziato in ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Lodato, adorato, ringraziato in ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Lodato, adorato, ringraziato in ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Buon Pastore, vero Padre, o Gesù, pietà di noi, nutrici, difendici, portaci i beni eterni nella terra dei viventi. Gesù, ci siamo raccolti innanzi a te per esprimere la nostra adorazione e il nostro amore. Con la tua venuta nell'umiltà della nostra natura umana, hai portato a compimento la promessa antica, aprendo la via della salvezza. Quando verrai di nuovo nello splendore della tua gloria, a che possiamo ottenere in piena luce i beni da te promessi, e che ora osiamo sperare vigilanti nell'attesa. Vieni, Signore, non tardare, mostraci il tuo volto e saremo salvi. Cari fratelli e sorelle, ecco il quarto ed ultimo momento di catechese e di preghiera dei nostri mercoledì di avvento all'ospedale. Il tema generale è per sempre. Ecco, questi passaggi della catechese inizio con un ascolto ragionato del brano evangelico di Luca 1:26-38, letto nella quarta domenica di avvento, facendomi aiutare dai commenti esegetici
Papa Benedetto XVI, dal sacerdote Bronzato, dai maestri spirituali Vannucci, dalla teologa Marcolini, da Papa Francesco. Concludo con una parte dedicata ai malati, facendomi guidare dalle parole di San Giovanni Paolo II e Papa Francesco. Inizio allora con leggere il passo del Vangelo secondo Luca che abbiamo ascoltato domenica scorsa durante la messa. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole lei fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detto sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Dell'annuncio, della narrazione dell'annuncio della nascita di Gesù a Maria, guardiamo prima il messaggio dell'angelo e poi la risposta di Maria. Nel saluto dell'angelo colpisce il fatto che egli non usa il saluto ebraico Shalom, la pace sia con te, ma quello greco Kyrie, ave, oppure meglio rallegrati. Con questo augurio dell'angelo inizia in senso proprio il Nuovo Testamento. La parola Kyrie ricompare nella notte santa di Natale, vi annuncio una grande gioia, e in occasione dell'incontro con Gesù risorto. I discepoli gioirono al vedere il Signore e nei discorsi di addio di Gesù. Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. La gioia è il vero dono del Redentore. Kaire, rallegrati, è un saluto in lingua greca, si diceva. C'è qui un accenno all'universalità del messaggio cristiano, ma è anche un termine ben inserito nel dell'Antico Testamento. Un solo esempio, tratto dalla profezia di Sofonia: Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele, il Signore tuo Dio è in mezzo a te, letteralmente è nel tuo grembo. Maria dunque appare come la figlia di Sion in persona, come l'arca dell'alleanza. Richiamoci ora al contenuto della promessa. L'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. È la nube sacra, segno visibile della presenza di Dio. Essa insieme nasconde e mostra. Qui è percettibile un accenno al mistero trinitario. Agisce il Padre, che istituisce l'erede definitivo di Davide. Appare anche il concetto dell'essere figlio, proprio del bambino. Importante è anche il nome Gesù, il nome di Dio, Yahweh, rivelato sul Sinai, misterioso, rimasto per così dire incompleto, viene ora pronunciato fino in fondo: Gesù, Dio salva. Il suo regno non avrà fine. Questo regno, diverso, non è costruito su un potere mondano, ma si fonda solo sulla fede e sull'amore. La risposta di Maria si sviluppa in tre passi: turbamento e pensosità, domanda incisiva, risposta essenziale. Anzitutto Maria si è turbata.
ma subito riflette interiormente sul saluto dell'angelo. Ella entra in dialogo con se stessa, si confronta con la parola. Maria perciò è donna coraggiosa e di grande interiorità. Questa è una modalità utile anche per noi, chiamate a riflettere sulla parola di Dio, cercando di comprenderla nella sua totalità, per custodirne il dono della memoria. In secondo luogo, Maria pone all'angelo la sua incisiva domanda: come avverrà questo poiché non conosco l'uomo? Maria non sta dubitando sulla promessa, come invece aveva fatto Zaccaria all'annuncio della nascita di Giovanni, ma chiede come possa realizzarsi. Questa domanda però appare incomprensibile perché Maria era fidanzata con Giuseppe. Si sono cercate delle risposte al perché di questa particolare domanda, ma è rimasto il mistero di tale frase. Maria, per motivi a noi non accessibili, non vede alcun modo di diventare madre del Messia per via di rapporto coniugale. L'angelo le conferma che la via sarà attraverso l'ombra della potenza della Chiesa, mediante l'arrivo dello Spirito Santo. Ecco giungere infine la risposta essenziale di Maria, il suo semplice sì nel dichiararsi serva del Signore. È il momento dell'obbedienza libera, umile e di insieme magnanima. Lei pensa a noi e al nostro bene. Ascoltiamo anche l'ultima frase del testo dell'autore: e l'angelo si allontanò da lei. L'angelo se ne va, la missione rimane, ed insieme con essa matura la vicinanza interiore a Dio. Scriveva San Giovanni Paolo II della Redemptoris Mater: è questo l'inizio del Vangelo, ossia della buona lieta novella. Non è difficile però notare in questo inizio una particolare fatica del cuore, unita ad una sorta di notte della fede, quasi un velo attraverso il quale bisogna accostarsi all'invisibile e vivere nell'intimità con il mistero. È infatti in questo modo che Maria, per molti anni, rimase nell'intimità con il mistero del suo figlio e avanzava nel suo itinerario di fede. Come avverrà questo poiché non conosco l'uomo? Noi, rovesciando l'affermazione di Maria, potremmo dire: come avverrà questo poiché conosco l'uomo? Proprio perché conosciamo l'uomo sappiamo che certe cose risultano impossibili. Conosciamo le sue debolezze, limiti, miserie, incapacità, pigrizie, resistenze, biaccherie, ipocrisie, la nostra disumanità. Perciò è meglio accantonare certi sogni. Ma il nostro sbaglio sta qui. Nella prospettiva nostra, la prospettiva nostra cambia radicalmente quando conosciamo Dio. Allora Maria sente affermare che nulla è impossibile a Dio e si arrende. Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola, ossia avvenga l'impossibile. Sappiamo, tutte le strade ormai sono impedite, l'impossibile diventa la sola strada possibile. L'iniziativa della salvezza viene da Dio. Maria è tramite e mediatrice di questo disegno eterno di salvezza. Vengono alla mente le parole di San Paolo riprese da Madre Carlini: tutto posso in colui che mi dà la forza. Avvenga per me secondo la tua parola. Eva accolse la parola del serpente, il principio separativo, dualizzante. Maria, accogliendo con tutto il suo essere la parola eterna e divina, abolisce la separazione tra cielo e terra, tra uomo e Dio, tra materia e spirito, e apre i tempi della pienezza della vita. Nel suo grembo il creatore e la creatura ritrovano il loro antico e perduto amore. L'io di Maria non è separato, diviso. La sua azione non è un'autoaffermazione di sé nella conquista, ma offerta e abbandono di sé al volere di Dio. Ecco la serva del Signore. La vita che Gesù ci dona è una storia di amore,
una storia di vita che desidera mescolarsi con la nostra e mettere radici nella terra di ognuno. La salvezza che Dio ci dona è un invito a far parte di una storia d'amore che si intreccia con le nostre storie, che vive e vuole nascere tra noi perché possiamo dare frutto lì dove siamo, come siamo e con chi siamo. Lì viene il Signore a piantare e a piantarsi. La sua vocazione ti orienta a tirar fuori il meglio di te stesso per la gloria di Dio e per il bene degli altri. Non si tratta solo di fare delle cose, ma di farle con un significato, un orientamento. Cerca quegli spazi di calma e di silenzio che ti permettono di riflettere, di pregare, di guardare meglio il mondo che ti circonda. E a quel punto, insieme a Gesù, potrai riconoscere qual è la tua vocazione in questa terra. Padre Mariano, il famoso frate cappuccino della rubrica televisiva Ascoltaci fa sera, raccontò più di una volta questa singolare storia di una vocazione. Era una signorina dell'alta società romana, e la fidanzata stava per sposarsi, mancavano pochi mesi. L'appartamento era pronto, tutto bello, tutto sorridente, si preparava un matrimonio veramente sontuoso. Questa signorina stava in villeggiatura ai Castelli Romani. Tutte le sere scendeva giù nel paesino da una sua villa per prendere alla posta la lettera del suo fidanzato, che in quegli ultimi mesi, per ragioni di lavoro, stava in Alta Italia, e le scriveva tutti i giorni. Essa imbucava la sua cartolina o lettera e ritirava quella di lui. Quella sera imbucai la solita lettera, raccontava ormai anziana la protagonista. Era estate, faceva caldo, ero stanca. La cassetta delle lettere stava proprio sopra la parete della chiesa parrocchiale e mi venne la tentazione, perché proprio di una tentazione si trattava per me, e non mettevo piede in chiesa da più di 15 anni, di entrare in quella chiesa per riposare un po' al fresco. Mi avviai verso la porta della chiesa e mentre camminavo mi passa per la testa un'idea, ma che idea bizzarra, una domanda che mai mi ero fatta. Quest'uomo al quale io sto per dedicare tutta la mia vita, mi vorrà poi bene davvero? Perché no, mi rispondevo tra me e me. Mi ha dato anelli, gioielli e ha preparato la casa per me. Una seconda domanda mi passò poi per la testa. Ma quest'uomo, domani, se fosse necessario per il mio bene un sacrificio anche grave da parte sua, sarebbe disposto a farlo? Io penso di sì, continuavo a rispondere, perché l'anno scorso non è andato a quella crociera per stare vicino, l'anno prima lo stesso, insomma, qualche sacrificio per amor mio lo ha già fatto e altri li farà certamente in seguito. Entro in chiesa e nella semioscurità, mentre mi sto orientando per cercare un banco per sedermi, mi passa per la mente la domanda più assurda, la più stupida che possa passare per la mente di una fidanzata che sta per sposarsi. Ma quest'uomo, se dovesse dare la sua vita per me, sarebbe capace di farlo? Che cretina, che stupida, mi dissi proprio così. Ma se dà la vita, non lo posso sposare più. Ero evidentemente stanca. E come fuori di me. Mi siedo, alzo la testa e vedo là sopra il pulpito di quella povera chiesa un crocifisso. Io non sono una visionaria, nemmeno una sognatrice, ma in quel momento mi sono sentita dire da quel crocifisso: io ho dato la mia vita per te. Tale lo sconvolgimento della mia anima, tale rovesciamento dei valori inesplicabili, istantanei, che io scattai in piedi e dissi a me stessa: sarò suora carmelita, e non ci furono ritorni. Io non avrei più, non mi sarei più sposato, anzi non avrei più potuto sposarmi, se non mi sarei più, non mi sarei più sentito di farlo, perché avevo sentito quell'affermazione alla quale non avevo mai pensato prima, che ormai la mia vita dovevo impegnarla per me. Sono 50 anni di più, sono suora carmelitana e sono felicissima. E se ho un rincrescimento, è quello di non aver ancora saputo rendere al Signore, se non in minima parte, quello che Lui
adatto a me. Solo la follia dei miei 14 anni poteva farmi pronunciare quel sì così rapido, la follia sorridente di una ragazza che sente pulsare così forte la vita dentro di sé, da credere che tutto sia possibile a lei, lei terra di infinite. Tutto, anche diventare la madre del sì. La follia grandiosa di chi è pronto ad accogliere il sogno più grandioso mai sognato. E ci voleva un Dio per sognare. Benedico i miei 14 anni e la loro follia. Vergine Madre Maria, tu che mossa dallo Spirito hai accolto il verbo della vita, della profondità della tua unica fede, totalmente donata all'Eterno. Aiutaci a dire il nostro sì nell'urgenza più imperiosa che mai, di far risuonare la buona notizia di Gesù. Tu, ricolma della presenza di Cristo, hai portato la gioia a Giovanni Battista, facendolo risultare nel seno di sua madre. Trasalendo di giubilo, hai cantato le meraviglie del Signore. Tu che rimanesti ferma davanti alla croce con una fede incrollabile, che ricevesti la gioiosa e consolazione della risurrezione, hai radunato i discepoli nell'attesa dello Spirito, che nascesse la Chiesa evangelizzatrice. Chiedici ora un nuovo ardore di risorgere per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte. Facci la santa ondata di cercare nuove strade, perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne. Tu, Vergine dell'ascolto e della contemplazione, Madre dell'amore, sposa del nostro Eterno, intercedi per la Chiesa, nella quale sei buona purissima, perché mai si rinchiuda e mai si ferma nella sua passione per instaurare il regno. Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, del servizio, della fede ardente e generosa, della giustizia e dell'amore verso il popolo, perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra e nessuno e nessuna periferia si apriva della sua luce. Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi. Amen. Alleluia. Ascoltiamo, in conclusione, alcuni pensieri di San Giovanni Paolo II, rivolti nel 1981 ai Medici, e di Papa Francesco in occasione del Natale. Luogo di sofferenza a cui si accompagna la speranza, l'ospedale è anche il luogo in cui si lotta per far sì che tale speranza diventi quanto prima realtà. L'attività sanitaria tende per sua natura a difendere la vita e a promuovere la salute di qualunque essere umano in difficoltà. È giusto perciò che si abbia in grande considerazione la vostra professione, i detti medici e membri del personale paramedico degli ospedali. È giusto, perché altamente prezioso è il bene che essa intende tutelare, il bene della vita umana. La vita è il tempo che ci è concesso per tradurre in atto le potenziali ricchezze di cui ciascuno di noi è portatore, per recare il nostro contributo al comune progresso dell'umanità. La vita è il tempo che ci è dato per incarnare in noi e nella storia i valori di amore, di bontà, di gioia, di giustizia, di pace, cui il cuore umano aspira. Bene prezioso dunque la vita, il suo insieme, in ogni suo frammento. Il pensiero del Natale, che ci apprestiamo a celebrare, ha valore questi voti con fascino, col fascino che si sprigiona dal sorriso di un bambino neonato fra le braccia della madre. La scena successiva, contempliamo raffigurata nel presepe, parla a tutti noi di una vita appena sbocciata, e il calore, la sollecitudine di cuori pieni di amore, Maria, Giuseppe, il pastore, difende dalla stanchezza in una situazione difficile. Davanti al presepe scopriamo quanto sia importante per la nostra vita, così spesso frenetica, trovare momenti di silenzio e di preghiera. Il silenzio per contemplare la bellezza del volto di Gesù Bambino, figlio di Dio,
nato nella povertà di una stalla, la preghiera per esprimergli grazie stupito dinanzi a questo immenso dono d'amore che ci viene fatto. In questa santa notte, mentre contempliamo il bambino Gesù appena nato e deposto in una mangiatoia, siamo invitati a riflettere. Come accogliamo la tenerezza di Dio? Mi lascio raggiungere da Lui, mi lascio abbracciare, oppure mi impedisco di avvicinarsi? Ma io cerco il Signore, potremmo ribattere. Tuttavia, la cosa più importante non è cercarlo, bensì lasciare che sia Lui a cercarlo, a trovarlo, ad accarezzarmi con amorevolezza. Questa è la domanda che il bambino ci pone con la sua sola presenza. Permetto a Dio di volermi bene? Commossi dalla gioia del dono, piccolo bambino di Betlemme, chiediamo che il tuo pianto ci svegli dalla nostra indifferenza, apri i nostri occhi davanti a chi soffre. La tua tenerezza risvegli la nostra sensibilità e ci faccia sentire inviati, invitati a riconoscerti in tutti coloro che arrivano nelle nostre città, nelle nostre storie, nelle nostre vite. La tua tenerezza rivoluzionaria ci persuada a sentirci invitati, a farci carico della speranza e della tenerezza della nostra gente. Amen. Vogliamo con questo rosario contemplare e pregare i misteri della gioia e la prossimità del Santo Natale, offrendogli particolare per gli ammalati, medici, operatori sanitari, chi ci sta a cuore. Primo mistero, l'angelo porta il lieto annuncio a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri tempi, come anche noi li rimettiamo il nostro mondo, e non abbandonarci a te, ma liberaci di male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega, adesso e nell'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso in ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso in ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Guarda in cielo, ti amo, specialmente il tuo sviluppo. Il secondo mistero della gioia, Maria visita la cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane, e rimetti a noi i nostri meriti, e anche noi che diventiamo da nostri figli, non abbandonarci alla liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nella nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, e nel mondo della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nel mondo della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente il bisogno della tua misericordia. Il terzo mistero della gioia, meditiamo Gesù che nasce a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debiti. Non abbandonarci la tua ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio,
e ora è sempre, nel secolo di quei secoli. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo le anime, specialmente le vittime, per la tua misericordia. Il quarto mistero della gioia, Maria e Giuseppe nel Tempio, consacrano Gesù al Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso in nostra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le vittime della tua misericordia. Quinto mistero della gioia, Gesù è ritrovato nel tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più insidiose per la tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, pieni figli di Eva, a te sospettiamo, gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima,
Madre senza peccato, Madre degna d'amore, Madre ammirevole per virtù, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine credente, Vergine fedele, specchio di perfezione, modello di santità, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, dimora dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza indestinabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli inferi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei testimoni della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ascoltaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, apri pietà di Dio. Prega per noi, Santa Madre di Dio, che saremo fatti degni del nome del Signore Cristo. Preghiamo. Dio, il tuo unico Figlio, ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri. Concedi di imitare ciò che essi contengono, di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore. Secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debiti. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Per i defunti, l'eterno riposo, una loro Signore, splenda ad essi la luce perfetta. Riposo in pace, l'eterno riposo in loro Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace, l'eterno riposo in loro Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Credo in te, Signore, credo.
morite, grande è quaggiù il mistero, ma credo in te. Luce soave, gioia perfetta sei, credo in te, Signore, credo in te. Resta con me, Signore, resta con me. Pane che dai vigore, resta con me. Luce soave, gioia perfetta sei, credo in te, Signore, credo in te. Preghiamo. Guarda, o Padre, al tuo popolo che professa la sua fede in Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo sacramento, e fa che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio sia benedetto, benedetto è il suo santo nome, benedetto è Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto è il nome di Gesù, benedetto è il suo sacratissimo cuore, benedetto è il suo preziosissimo sangue, benedetto è Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa, l'Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio dei suoi angeli e dei suoi santi. Voglio augurare a ciascuno di voi e di noi Santo Natale in compagnia di Gesù, in compagnia di Maria Santissima, Giuseppe e tutti i santi e gli angeli del cielo. Sia un Santo Natale ricco di amore che riceviamo e di amore che doniamo, così come quello di Dio per noi. Felice solo perché ha la sua felicità, ma perché l'ha voluta donare e riversare anche per noi.